Vogliamo adesso capire qual è il comportamento del diodo al variare della corrente che lo attraversa. Cercheremo di realizzare questo diagramma dove in ascissa vediamo la tensione V ai capi del diodo e in ordinata vediamo la corrente che attraversa il diodo stesso. Nella simulazione, ma questo può essere fatto realmente in laboratorio, abbiamo un diodo il cui circuito è chiuso su una batteria e un resistore variabile in modo da far variare la corrente nel circuito del diodo stesso, quindi la corrente che attraversa il diodo. Abbiamo due strumenti di misura, questo un amperometro misura la corrente, in questo momento stiamo vedendo 0,02 mA, una corrente molto bassa che circola sul diodo. L'altro strumento, un voltmetro, misura la tensione ai capi del diodo stesso. Vediamo che qua abbiamo il positivo della batteria. Questo è il catodo, quindi correttamente il diodo è polarizzato, sarà sempre polarizzato direttamente. La resistenza potrà far variare la corrente, ma sempre nel verso di far circolare la corrente nel verso orario. Sul diagramma abbiamo la possibilità di segnare momento per momento i valori, i punti che corrispondono alle coppie tensione-corrente. Quindi qua abbiamo 0,02 mA, 0,01 V. Faccio clic su Record Data e vediamo un puntino rosso che è praticamente all'origine degli assi, che è il primo punto del diagramma che stiamo andando a realizzare. Abbassiamo un pochettino il valore della resistenza in modo da generare una corrente un po' maggiore. Siamo a 0,08. Segniamo, tracciamo l'altro punto. Vediamo che è qui. Proseguiamo piccoli passi sino a quando riusciamo a percepire un po' l'andamento del diagramma. Vado un po' veloce perché altrimenti. Ecco qui, vediamo che la corrente in questo momento cresce abbastanza poco con la tensione, cioè noi facciamo crescere la tensione, ma la corrente è quasi orizzontale, la corrente cresce abbastanza poco in questa regione. Vediamo che cosa succede. Proseguiamo ancora. A un certo punto dovremo assistere ad un fenomeno di innalzamento. Ecco, vediamo qua che si sta formando una certa curva. Proseguiamo. Ecco, a questo punto, a parità di incremento di tensione, vediamo che l'incremento di corrente diventa assai più sensibile. Vediamo addirittura che è arrivato a un certo punto, se pensiamo ad una linea che unisca tutti i punti rossi, tutti i punti sperimentali che stiamo ottenendo, vediamo che praticamente avremo una retta verticale o quasi verticale. Eccoci qua. Questo che cosa significa? Significa che inizialmente per basse tensioni il diodo praticamente non conduce. Intorno a questo valore, che è il valore della tensione di polarizzazione del diodo, della cosiddetta tensione di soglia, per i diodi al silicio come questo in figura è circa 0,65-0,7 volt, vediamo che il diodo entra in conduzione e a questo punto la corrente dipende praticamente solo dal valore del resistore, non dipende più dal valore della tensione che applichiamo al diodo stesso.